Il senso innanzitutto della giornata di oggi è quello di dare ai nostri sindaci la certezza di avere lo Stato e il governo dalla loro parte. Noi dobbiamo ridare ai sindaci quella dignità anche di essere operatori dello Stato e del governo senza sentirsi abbandonati. Bisogna rimettere mano alle regole, bisogna rimettere mano alle regole sul testo unico degli enti locali, per i quali abbiamo già fatto un buon lavoro con ANCI, con UPI all'interno della conferenza Stato-Città, andando a rivedere le linee guida e definendo che non esiste, non deve esistere obbligo per la gestione associata, ma al contrario la gestione associata va incentivata. Abbiamo rivisto le linee guida per definire che deve esserci una semplificazione che dia regole differenti al grande comune e al piccolo comune, perché le regole del grande comune non possono essere le medesime del piccolo comune, altrimenti si mette il piccolo comune nell'incapacità stessa di operare. E abbiamo naturalmente anche bisogno di completare il percorso attraverso la ridefinizione del ruolo delle province, che sono quel tessuto connettivo irrinunciabile che consente al territorio di poter sviluppare delle politiche di area vasta. Occorre superare ancora delle resistenze, qualcuno magari anche per mancanza di esperienza non ha ben chiaro i ruoli e le funzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. Ecco, su questo stiamo lavorando e con ANCI abbiamo buon obiettivo di arrivare entro i prossimi mesi al risultato.